è arrivata a Messina per la prima volta MSC Meraviglia, l'ultima ammiraglia della flotta MSC e la più grande nave da crociera mai costruita da un armatore europeo. In occasione del primo approdo nella città dello Stretto e in Sicilia della nuovissima nave dalla stazza di oltre 171.000 tonnellate con una capacità massima di 5.714 passeggeri, varata lo scorso 3 giugno in Francia, è stato organizzato un incontro con le autorità locali e con la stampa. Dopo il pranzo, in uno dei 12 ristoranti presenti, è stata fatta visitare l'ammiraglia che può scalare i maggiori porti crocieristici del mondo. La nuova ammiraglia della flotta MSC, la nostra 13ª nave, varata il 3 giugno a Le Havre in Francia e che porteremo ogni martedì qui a Messina a dimostrazione del legame con la città e con tutta l'isola della Sicilia. Perché avete scelto proprio Messina? Beh, Messina perché è strategica all'interno dei nostri itinerari di 7 notti nel Mediterraneo. Questa nave sia quest'estate che il prossimo inverno navigherà nel Mediterraneo e su uno storico ormai consolidato di ammiragli di MSC a Messina ci è sembrato giusto e opportuno dedicare anche MSC Meraviglia a questa città. Questa nave non è solo la nave da crociera più grande di un armatore europeo, ma anche tante altre caratteristiche che la rendono unica. Beh sì, questa è una nave straordinaria che non ha paragoni all'interno dell'industria crocieristica mondiale. Non solo la promenade di 80 metri o i simulatori di Formula 1, il simulatore di volo Cinema 5D o l'esclusiva per l'intrettinamento con Cirque du Soleil. 10 tipologie di cabine differenti per migliorare la scelta degli ospiti e una ricchezza in termini di itinerari culinari mai presentata su una nave della flotta MSC con ben 12 ristoranti tematici differenti. Si tratta della nave più grande mai attraccata nel porto cittadino e l'autorità portuale ha voluto organizzare uno speciale benvenuto per gli oltre 5.000 passeggeri a bordo. Noi quest'anno come crocierismo, a parte questa occasione unica che mi fa piacere, siamo onorati di averli ospitati anche e soprattutto nel giro iniziale della nave, inaugurale della nave, ma siamo più contenti ancora di più perché quest'anno rispetto al resto d'Italia la Sicilia cresce del 10%, grazie a questo risultato anche Messina è in forte crescita sotto l'aspetto crocieristico. MSC Meraviglia nel tardo pomeriggio ha lasciato il porto di Messina per proseguire il suo primo itinerario di 7 notti alla volta di La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna, Marsiglia in Francia, Genova, Napoli per poi rientrare a Messina il 20 giugno. L'itinerario sarà ripetuto per tutta la stagione estiva portando a Messina l'ammiraglia di MSC Crociere per tutta l'estate. Dal 2018 la nave farà rotta nei mari del nord Europa con itinerari più lunghi da 10 a 14 giorni per poi essere destinata ai mari caldi dei Caraibi per la stagione 2019-2020. E siamo con il comandante della nave Meraviglia, intanto benvenuto a Messina. Grazie, Messina è un posto magnifico, una città bellissima e vale la pena scalare Messina. Comandante, le chiediamo subito una descrizione delle caratteristiche di questa nave, che è la nave da crociera più grande di un armatore europeo. Sì, la nave da crociera più grande in Europa attualmente, è la nave bellissima, super tecnologica, attrezzata di tutte le attività sia per teenager, bambini, adulti, veramente una nave vale la pena visitare e passarci non una crociera, più di una. È più difficile guidare una nave di questa stazza rispetto a magari altre navi da crociera più piccole? No, assolutamente. La nave è molto manovriera, si guida, come dice lei, molto facilmente e non si ha nessuna differenza con la nave più piccola, se non è la mole. Quindi assolutamente, anzi molto più facile manovrare con questa che con una più piccola. Le caratteristiche del porto di Messina sono idonee per ospitare navi di queste dimensioni? Sì, Messina è idoneo perché è un porto naturale con un pescaggio ampio e una ampia zona di evoluzione, quindi non ha nessun problema.